fumo si alza dal monte Fato. L'ora è tarda e Gandalf il Grigio cavalca verso Isengard in cerca del mio consiglio. Perché è per questo che sei venuto, non è così? Il mio vecchio amico. Saruman. Ne sei sicuro? Senza alcun dubbio. Così l'anello del potere è stato trovato. In tutti questi lunghi anni è stato nella contea, sotto il mio naso. E non hai avuto la capacità di riconoscerlo. Il tuo amore per la foglia pipa dei mezzuomini ti ha rallentato il cervello. Ma abbiamo ancora tempo. Tempo per contrastare Sauron, se agiamo in fretta. Tempo? Quanto tempo credi che abbiamo? Sauron ha riacquistato molto del suo antico potere. Non può ancora assumere forma fisica, ma il suo spirito non ha perduto nulla della sua potenza. Rinchiuso nella sua fortezza, il Signore di Mordor vede tutto. Il suo sguardo trafigge nuvole, ombre, terra e carne. Sai a cosa mi riferisco, Gandalf? Un grande occhio, senza palpebre, avvolto nelle fiamme. Sì, Sauron. Sta richiamando lui tutto il male. Presto avrà radunato un esercito abbastanza imponente da lanciare un attacco alla Terra di Mezzo. Sai questo? Come? Perché l'ho visto. Un palantir è un attrezzo pericoloso, Saruman. Perché? Perché dovremmo noi temere di usarlo? Non possono spiegarci tutto, le perdute pietre veggenti. Non sappiamo chi altri potrebbe stare a guardare. L'ora è più tarda di quanto credi. Le forze di Sauron si stanno già muovendo. I Nove hanno lasciato Minas Morgul. I Nove? Hanno attraversato il fiume Isen la vigilia di mezz'estate, travestiti da cavalieri neri. Hanno raggiunto la contea. Troveranno l'anello. E uccideranno colui che lo porta. Frodo! Non avrei pensato che un hobbit potesse contrastare la volontà di Sauron. Nessuno può farlo. Contro il potere di Mordor non ci può essere vittoria. Noi dobbiamo unirci a lui, Gandalf. Dobbiamo unirci a Sauron. Sarebbe saggio, amico mio.